Una convenzione con la forestale per la cura e la tutela del Parco San Giuseppe Otimpuni a Modica, che al momento versa nel più assoluto degrado. Un progetto che dovrebbe partire a breve, stando a quanto annunciato dall'amministrazione, che adotta le prime contromisure per arginare il fenomeno dell'abbandono e dell'inciviltà da parte di ignoti vandali. Come mostrano le immagini, i giochi e le giostre per i bambini sono coperte da scarabocchi e scritte e sono danneggiate in alcune parti. Noncuranza anche per le fontane, la pubblica illuminazione, con la presenza di lampioni rotti. Sporcizia, cartacce e bottiglie di plastica gettate lungo i sentieri non offrono uno spettacolo gradevole a chi vorrebbe trascorrere qualche ora di relax lontano dal caos cittadino. Dopo l'intenzione di affidare la cura del parco ad associazioni e cooperative attraverso gare pubbliche andate deserte, oggi l'amministrazione dichiara di voler stipulare una convenzione con la forestale per la tutela del sito e anche del futuro parco di Monserrato. Abbiamo visto che anche se abbiamo fatto diversi bandi di gara sono andati tutti deserti, quindi io ho già preso contatti con l'azienda forestale e lunedì prossimo devo vedere con il dottore De Marco, appunto affinché lui ha già manifestato il proprio interesse a prendere come azienda appunto San Giuseppe d'Impune anche il parco di Monserrato. Quindi io lo dico appuntamento con lui per farmi dare la convenzione che poi la sottoporrò all'amministrazione comunale per dare questi due siti alla forestale quindi, e usufruire loro, quindi anche con loro lo manterrebbero a posto e quindi avremmo da questo punto di vista sicuramente la sicurezza della pulizia e via dicendo e anche la fruizione da parte del pubblico.